Ciao fans, nella settima parte di questo viaggio siamo ripartiti dalla fine del colle di Vars, dove si trova un bivio. Da una parte si sale verso il colle di Larche e dall'altra parte si sale verso il colle della Bonette. Abbiamo deciso di andare a vedere come fosse il colle di Larche, dato che probabilmente non ci saremmo tornati a breve, e con nostro stupore abbiamo trovato un paesaggio surreale dove abbiamo fatto delle foto bellissime. Una volta scattate le foto di rito ci siamo diretti verso il colle della Bonette e, man mano che saliva, ci siamo trovati in un paesaggio sempre più lunare, arrivando quasi a pensare di essere in cima ad un vulcano. È proprio qui, in cima al Col della Bonette, che ci eravamo salutati. Vi lasciamo ora con l'ultima parte di questo viaggio. Buona visione! Bene fans, ero in testa un pisello. Comunque posso dirti che il peso si sente tutto. Sì. Appena ti muovi c'è il casco che va dove vuole. L'unicorno. Sì, facciamo che lo tengo solo per poca strada però. Guarda che è tipo bandiera, eh. In che senso? Attento che sennò cavi la testa a qualcuno. Aspetta che devo tirare fuori il cavo dalle mutande. Quindi c'è un camper e tante guerra. Vabbè, tutto bene. Dai su, unicorno, vai! E andiamo! Andiamo verso il colle della Lombarda! Colle della Lombarda tra Piemonte e Francia. Erano un po' confusi, mi sa. Vabbè, tutto bene, guarda, la gente ti guarda male. La gente mi fissa! Dai, tutto bene. Certo che si fida questo andare in giro con sto camper. Bene fans, siamo ripartiti e adesso faremo la discesa dal Col della Bonette. Eros ha in testa un bastone e tutti lo guardano male. Sono solo invidiosi del mio unicorno. Sì, lo guardano, pensano un attimo e poi ridono. Vabbè, tutto bene. Però vabbè. Cosa non si fa per fare delle riprese belle? Esatto. Dobbiamo scendere per Nice. Nice. Dritto, siamo saliti lì prima. Comunque siamo appena saliti sul punto asfaltato più alto d'Europa. Adesso iniziamo la discesa e le nuvole non promettono niente di buono, ma speriamo che non piova. Ma quindi adesso cos'è che ti riprende? Cos'è che riprende? Tutto, ma adesso a differenza di quando ieri era appoggiato sul casco, che era a poca distanza dal casco e quindi si capiva che era appoggiato al casco, adesso sembrerà fluttuare nell'aria. Ah. Perché il bastone è invisibile e quindi si vede staccato dal casco. Occhio che c'è Bracciolino. Si guarda. Les Italiens. Pampa sa. Guarda la strada che scende. Sì. Oh no, guarda giù a destra. Sì, ho visto. Hai visto? Che fico. Bello. Sì, ma tutte queste montagne, cioè queste collinette. Quella strada lì si dronava di brutto, eh. È strabello. Ma se andassi a fare il regista? Ancora. Mi piace, è bello. E tu fallo ancora subito? Oh, vedrai che fico viene. Ma accelerare. Allora! Ah, ho capito, vai a accelerare! No, se dovrei passarti io lo faccio. Facciamo la curva insieme. Cos'hai fatto? Gradato il piede. Ancora? Tu più che gli slider dovrai cambiare le punte degli stivali se vai avanti così. Sento che smitragliata. Sì. Bene fans, riprese alternative finite. Adesso ci diamo una mossa, che manca ancora un bel po' di chilometri. C'è un paese abbandonato. Ma che fico. Che cacchio era? Che strano. Dobbiamo cercare su Wikipedia cos'era. Tornante. Bello sia salire che a scendere. Sì. Siamo ancora a 1900 metri, eh. Ah? Eh sì, porca vacca, eravamo tanto in alto perché è già da un pezzo che guidiamo. Occhio che c'è un paesino. Siamo quasi a fondo valle. Ma sei qua dietro di me? Non ti vedo più. Sì, ti vedo. C'è un ponticello. Le colli. Qua, fans, l'asfalto è diventato osceno. Ma che cacchio è? C'ha l'acne con l'asfalto qua. Pieno di buboni. Che schifo. Guarda la cascata. Cascatona. Bella.
Andiamo a Nizza. Beh, 95 km siamo al mare. E sai che gocciola, guarda sulla visiera. Ah, un po' sì, ci va, ma due gocce. Poi c'è il sole, sarà una nuvola temporanea. Speriamo. Bene fans, abbiamo scampato il temporale fermandoci dal benzinaio. Adesso siamo arrivati a Isola e praticamente in questo paesino c'è la strada che sale verso il colle della Lombarda. Ecco, qua inizia la strada che porta alla salita del colle. Dai, verso di là vedo il cielo azzurro, un buon segno. Comunque è quella che c'era sopra. Sì. Beh, l'asfalto qua pecca molto, C'è una crepa lì che ho schivato perché se la prendevo sa dove andava la moto. Beh, il temporale di là comunque è notevole. C'è, è bello potente. Per fortuna ci siamo fermati un attimino per scamparlo. Speriamo che non si riproponga più in su. Sempre più brutto di là, sempre più bello di qua. C'erano un sacco di bunker anche lì. Non li ho visti? Nella montagna. Ma dai? Sì. Può essere, qua sul confine hanno combattuto tanto perché la Francia era contro l'Italia e quindi hanno costruito tante fortificazioni. Poi stasera coloriamo tutti i passi che abbiamo fatto, così completiamo la mappa. Aia, hai preso una bocca. Mi sa che questo è Isola 2000. Ma perché Isola 2000? È perché il paese Isola è giù e questo è Isola 2000, perché sarà 2000 metri. Ah. Porca vacca, se di là è brutto. Sì. Meno male che andiamo nella direzione opposta. È il Fafereschino sul col della Lombarda, Ah sì. Comunque qua il maltempo, in realtà noi stiamo salendo in quota ma ci stiamo allontanando poco e quello continua a venire verso di qua, quindi bisogna darsi una mossa, scendere. Di là c'è l'azzurro. Infatti, in modo tale da ritrovare il cielo azzurro, magari un po' di sole, così ci scaldiamo. Ah, cavalieri! Ma noi siamo il cavaliere di domani. Esatto, l'armatura ce l'abbiamo. Cavalli pochi, però buoni. L'importante è che ti portino in giro e ti portino a casa. Poi la velocità con cui lo fanno non è rilevante. Bello questo tratto tecnico coi tornanti stretti. Cioè non ci verrei apposta per farlo, ecco. Non è il Galibier o l'Isoard che erano una roba pazzesca. Visti quelli, gli altri belli. Anche la Bonnet bella. Anche l'Isaran bello. Però Galibier e Isoard su un altro livello. Che era l'Isaran? No, l'Isaran era il più alto d'Europa. L'Isoard era quello dove ci siamo fermati che c'era il canyon. Ah, le mucchine. Ah, siamo arrivati in Italia. Per prepararti l'asfalto hanno iniziato a far sì che facesse schifo dall'inizio. Siamo arrivati anche in cima al colle della Lombarda e carino, dai. Niente di eccezionale, ma carino. Beh, carino. Forse perché il cielo è un po' brutto e non rende bene. Magari se ci fosse stato il sole il lago sarebbe stato super azzurro. Andiamo? Vamonos. No, lì, sì. Ok. E niente, iniziamo la discesa dalla Lombarda. Ozzo, occhio. Non ho visto. Bella strettina. Cavacca. Bene, questo con i velue dentro il fosso. E qua? C'è la curva creativa? Sì, se vai lungo, vai lì. Asfalto bello. Meno male che il KTM è nato off-road. Sai cosa mi ricorda scendere? Un passo veramente brutto in cui mi sono trovato veramente in difficoltà. Quale? Il Vivione, con la frizione rotta. Ah, è vero, un po' sì, che era immerso nel bosco. A parte il freddo che faceva quel giorno. Destra o sinistra? No, destra. Scendiamo verso Cuneo. Guarda le mucche bianche. Ah, vero! Perché c'è così traffico qua? Probabilmente qualcuno era giù in Francia e sta tornando in Italia. Comunque fans, l'asfalto qua fa veramente schifo. Vuota, nessuno, deserto. No, sto cercando di superarli ma faccio fatica. Ok, 1, 2, 3. Dica che strada. Ma cos'è successo all'asfalto? Boh, non lo so. Cioè, è imbarazzante, guarda qua.
Boh. Fammi spazio. Cosa faccio? Gli entro nel bagagliaio? Cioè, fammi spazio, dove devo andare? Sono già culo. Quando siamo giù impostiamo casa, vediamo dove ci fa passare. Occhio amore, che c'è una curva. Cavacca. Che cambi di direzione che ha questo Duke. Facciamo risuonare un po' la valle, che la sento qua un po' morta. Ci sono certe volte che apro e mi fa di decollare. La madre addirittura. Perché poi ci sono le buche, cioè gli avvallamenti, e quindi vai su e giù in discesa. Questo asfalto 80 all'ora. Pensavo troppa potenza. Sì, no, questo qua è l'asfalto peggiore della giornata e anche della giornata di ieri. Colle della Lombarda, Francia, sconsigliato. Bruttissimo asfalto. Vabbè, ma dalla parte italiana. Beh, non è che la parte francese fosse un biliardo, No, vabbè, però meglio, dai. Sì, peggio di così difficile. Sì, ma guarda voi come mi sta a culo quello davanti. Guarda dove, ma dove va a fare le curve quello là? Oh, senti. Gli slimito. Questo è uno di quelli che potrebbe farti cadere. Non so come tu guida. Io ho paura a sorpassarlo. Ma sta suonato a te? Ma che ma pensa te, a me ha suonato. La gente sta male nel cervello. Cioè, se non sai guidare stai a casa. Ma io vorrei sapere che traffico c'è in sto posto di... Ma veramente? Ma dove sono andati tutti? Su sta strada qua che fa schifo oltretutto. Siamo a Prato Lungo. In posto casa? Sì. 2:49. Andiamo. Bene fans, abbiamo fatto l'ultimo passo della giornata. Abbiamo risuonato contro ogni essere umano. Ma veramente, ma quello che mi ha suonato poi, ma cosa voleva? Ma ti pare? Io l'ho suonato anch'io. Ma boh. Comunque, visto che sono già le 5 e abbiamo 268 km da fare per arrivare a casa, dice 2:49. Dai, è stato un bel weekend. E cos'altro possiamo dire? Niente, ricordatevi di iscrivervi al canale. Basta soltanto cliccare su iscriviti. E magari attivare anche le notifiche, tanto è gratis. Niente, mettere like su Instagram, seguirci e diventare i nostri fans più accaniti. Perché poi magari vengono anche a fare i giri con noi. Esatto. Patata, visto che da qua, penso che da qua fino all'autostrada e fino a casa sarà tutto abbastanza traffico, palla, eccetera. Ci teletrasportiamo a casa per i saluti? Teletrasporto. Move like the move like the... Adesso facciamo sapere a tutti i vicini che siamo tornati. Ok, secondo me adesso lo sanno. Bene fans, siamo arrivati a casa. Vabbè, quindi ci vediamo tra 2 settimane con un nuovo video. Ciao fans! Ciao fans! Siamo appena arrivati a casa. È stato devastante, ma bellissimo. Oggi che passi abbiamo fatto? Isoard, Vars... Manca Monginevro. Monginevro, Isoard, Vars, Bonnet e poi Lombarda, Col della Lombarda. E l'altro, Lecce. Ah, è vero, ne abbiamo fatto anche il nome. Col de Lecce. Boh. Non so. Vabbè. E niente, adesso andiamo a fare la doccia, che l'una in realtà è vestita solo in alto e sotto già nuda. Mi faceva piacere condividerlo con voi.